Novart è un'azienda che produce gioielli per i brand internazionali della moda, del bijou. Ho iniziato a fare l'impiegata in qualche azienda orafa e lì è scoppiata la passione per questo mondo, che è arrivata poi con la fiducia che mi è stata data dai clienti, dai collaboratori, nel 2018 ad avere 7 dipendenti, un'azienda propria, con tanto sforzo, con tanta volontà, con tanta passione e ripeto, la collaborazione dei dipendenti che devo veramente abbracciare tutti, che sono i miei collaboratori. Oggi nel 2023 Novart ha 53 collaboratori e ci stiamo ingrandendo. Il nostro obiettivo principale è quello di far lavorare i collaboratori, lavorare insieme ai collaboratori serenamente, di rendere soddisfatti i nostri clienti per i quali dobbiamo comunque essere sempre presenti e ringraziare per la fiducia che tutti i giorni ci danno. Nel 2018 io mi stavo recando a Valenza da un cliente, mentre ero in autostrada stavo sfogliando sul telefonino e vedo che a mezzogiorno sarebbe scaduto il fatidico momento in cui l'Arezzo poteva essere reiscritta al campionato oppure no, e erano ancora un po' lontani le cifre che servivano appunto per questa iscrizione. In quel momento mi si è accesa la lampadina, mi si è acceso il cuore più che altro. Il mio babbo ha giocato nell'Arezzo, il mio babbo oggi avrebbe avuto 100 anni, quindi tanti anni fa ci ha giocato. Ho chiamato Paolo Bertini, con il quale ero in contatto, e gli ho detto: Paolo, mandami subito l'IBAN perché anch'io voglio partecipare. È scattata la scintilla. Il fatto di aver scelto quest'anno di fare il back sponsor sulla maglia dell'Arezzo è un onore, è solo un onore, proprio, che parte dall'amore per questa città e per la nostra squadra. Per Novart è un vanto avere il proprio nome nella maglia dell'Arezzo. Ne siamo fieri, ne siamo orgogliosi, sono al fianco dell'Arezzo, dei ragazzi, di tutto lo staff dirigenziale, del mister, e speriamo che anche quest'anno sia una grande stagione.